Buongiorno, sono Luca Chi70, come da canale YouTube Luca Chi70 e sono Data Expert della MyLab. Oggi mi trovo a Torino, all'Armeria Nord-Ovest, e voglio presentarvi dei prodotti per la ricerca dell'oro. La ricerca dell'oro specifica è completamente diversa dal tipo di detecting che si fa con un detector normale VLF, quindi ci vogliono detector particolari a pulsazioni indotte oppure comunque detector specifici per la ricerca dell'oro che lavorano generalmente ad alte frequenze e hanno piastre molto piccole. Servono bene o male per trovare piccole fonti d'oro che spesso e volentieri portano ai giacimenti veri e propri. Il detector che vedete qua è un SDC-2003 della MyLab, ha pulsazioni indotte, è una tecnologia militare e diventa grande come una valigetta. Tac, si piega e diventa così. In modo da farlo stare in uno zaino praticamente qualsiasi. Diventa piccolissimo. Pesa un chilo e mezzo nemmeno. Allora, per quanto riguarda il metal detecting, comunque è un genere specifico per l'oro, è molto diverso dal tipo di detecting che si fa per altri oggetti sottoterra. Ci vogliono detector specifici. Questi qua, per esempio, questo che sto indicando è a pulsazioni indotte ed è specifico per oro. Non ha discriminazioni, anche perché non serve la discriminazione nella ricerca dell'oro, altrimenti si andrebbe a perdere profondità. È un detector a pulsazioni indotte, mentre invece quello che vedete lì è un detector, si chiama il Vanquish, del modello 5E40. Questo è il V540. Vanquish va benissimo per qualsiasi tipo di ricerca, reperti, tutto quello che è, va bene comunque anche per oro, perché viene compreso di due piastre, una da 12 pollici per le grandi profondità e l'altra da 8 pollici per oggetti un po' più in superficie, ma va bene anche per piccole pepite d'oro sui torrenti. Nella confezione sono comprese le cuffie Bluetooth, quindi wireless, il display è retroilluminato LED. Compreso c'è anche il copridisplay antipioggia. Il detector è leggerissimo, è 1,3 kg con la piastra più grande, quindi il peso è piuttosto ridicolo, va benissimo per anche 8 ore di ricerca. Okay. Altro oggetto indispensabile secondo me è il pinpointer. Pinpointer che cosa serve? Serve per indirizzare precisamente la posizione dell'oggetto che state cercando o state scavando. Esempio, scavate una buca, non riuscite a capire dov'è la posizione dell'oggetto, capita spesso con una piastra grossa per esempio, allora lui potrà aiutarvi a centrarlo. Eccolo qua, questo è il MyLab Pro 35, che ha una particolarità che gli altri pinpointer finora non hanno ed ha la discriminazione dei ferri. Cosa vuol dire? Che si accorge se un metallo è ferroso oppure se è un metallo nobile. Questo ve lo fa capire poi con un determinato suono. Insieme alla confezione c'è anche l'astuccio, quello lì che serve per attaccarvelo alla cintura, così ce l'avete sempre dietro, e anche il laccetto. Okay? Altro oggetto indispensabile per la ricerca dell'oro è la canalina. La canalina che vedete qua è di marca Gold Digger e presenta svariate trappole circolari e lineari. Questo va bene per torrenti di basso flusso, perché comunque è una canaletta piccolina, e quindi è consigliata per torrenti tipo quelli da montagna. È molto leggera, piccolina ed è trasportabile tranquillamente in uno zaino, costa anche molto poco. Sempre dall'azienda Gold Digger abbiamo le canaline un po' più grandi, che vanno bene per fiumi con grossa portata. Il disegno qui è creato appositamente per attirare oro molto più fine, tipicamente come si trova nei fiumi un po' più grandi, ed è sempre disponibile qui all'Armeria Nord-Ovest. Okay, altro oggetto assolutamente indispensabile è la paletta di plastica. Chi fa metal detecting sa benissimo che con una paletta di ferro diventa piuttosto inutile passare sotto alla piastra, perché viene rilevata. Questa della MyLab comprende anche la metratura in pollici e centimetri. Sempre disponibile qui all'Armeria Nord-Ovest. Ciao, sono Giacomo Bosio, titolare dell'Armeria Nord-Ovest. Volevo ringraziare Luca Calabrese per la presentazione di questi prodotti. Vi aspetto dal lunedì al sabato in via Granas 31, interno cortile, dove potete trovare tutti gli articoli presentati qui oggi. Ciao a tutti!